Con le premiazioni delle società vincitrici della scorsa stagione agonistica si è alzato il sipario con la presentazione dei calendari del girone di eccellenza Abruzzo, dei campionati di promozione e del campionato della Serie C1 di calcio a 5. Si parte domenica prossima con la prima giornata. Il presidente Daniele Ortolano. Intanto dico che noi, come tantissimi altri comitati della Lega Nazionale Dilettanti, abbiamo potuto rispettare la data. Quindi dico che oggi sono felice perché inizieremo domenica prossima i nostri campionati di eccellenza, di promozione, di calcio a 5, di C1, e quindi che parte comunque una stagione ricca di fermento dal punto di vista tecnico e dal punto di vista della crescita e della formazione dei nostri giovani. Partirà invece il prossimo 26 settembre il girone regionale della C1 di calcio a 5, anche qui squadre di ottimo livello con atleti di grande esperienza nel mondo del calcio a 11, e il presidente Alessandro Di Berardino. Sicuramente, conoscendo da qualche anno un po' gli organici delle squadre, delle società, sicuramente quest'anno ne vedremo delle belle in mezzo al campo, perché abbiamo squadre veramente attrezzate sia con giovani di interesse di squadre di livello nazionale, addirittura con un mix di ex calciatori di livello che sono venuti a giocare tra di noi nei dilettanti, diciamo così, e quindi avremo sicuramente un campionato avvincente. Presente anche l'assessore regionale allo sport Silvio Paolucci, che ha annunciato importanti novità soprattutto in merito alla presenza di defibrillatori sui terreni di gioco. Beh, un appuntamento importante, i nastri di partenza di una nuova stagione che è, diciamo, coinvolge 1000 società, 450 società per le varie categorie, e quindi diverse centinaia di ragazzi e di famiglie al seguito. Per, diciamo, impiegare e impegnarsi in modo ancora più diretto e vivo, noi abbiamo finalmente impegnata la somma per garantire la presenza di un defibrillatore semiautomatico a ogni comune abruzzese che ne abbia fatto richiesta e che allo stesso tempo abbia dato la disponibilità delle persone che vogliono ovviamente imparare con un corso di formazione l'utilizzo dello strumento.